Grazie Margherita, siamo in collegamento con Marco Bettiol che è presidente provinciale della FIAIP, la Federazione Italiana Agenzie Immobiliari della provincia, è stato eletto da poco e ne abbiamo colto l'occasione per parlare con lui di quello che è accaduto nel mercato immobiliare in questi due anni di Covid, a partire dal pre-Covid, dove pare tra l'altro che il mercato immobiliare stava andando a gonfie vele. Ma non è andata poi così male nemmeno durante il Covid e ora che ci sono i bonus gli agenti immobiliari vedono rosa. Ho sintetizzato bene la situazione? Tanto buongiorno. Allora, siamo ottimisti, ma i conti si fanno sempre alla fine, certo. Nel senso che se facciamo una fotografia di quello che è successo, penso che non ci sia uguali da nessuna parte. Fortunatamente abbiamo retto abbastanza bene. Tenga conto, appunto, come le anticipavo, che il settore immobiliare non è fatto soltanto da compravendite, ma è fatto anche dalle affittanze, locazioni e turismo. Diciamo che... No, mi scusi, la interrompo un secondo e aggiungo che è fatto soprattutto di scelte legate alla propria vita sociale, no? Perché durante il Covid è cambiato un mondo, per cui la gente ha cominciato a guardarsi attorno, sentirsi stretto in casa, ma se aveva una casa piccola, ha cominciato a pensare ma perché non devo prendermi una casa più grande o una casa con giardino? E è cambiato proprio un modo di concepire la casa. Sì, noi abbiamo visto che ormai il cliente non vuole più rinunciare a nulla, cioè le case si fanno sempre, mi passi il termine, più ricche, cioè ricche di accessori, più grandi, si cerca lo spazio, il living, piuttosto che l'esterno, quindi diciamo, riassumendo, che chi aveva l'appartamento, vivendo questo periodo di lockdown, ha scelto magari il giardino. La cosa bella è che il telefono, fortunatamente non potendo fare visite, perché fino al 5 di maggio di 2 anni fa non potevamo fare visite, il telefono è sempre suonato, quindi quando abbiamo ricominciato, almeno buona parte di noi ha organizzato visite e abbiamo visto proprio questo cambiamento delle condizioni, quindi chi si approcciava magari con una casa più piccola l'ha cercata più grande, chi magari ha messo su famiglia cercava il giardino, quindi fortunatamente c'è stato un buon movimento anche del mercato immobiliare. E l'offerta com'era? Perché questa è la domanda. Ecco, l'offerta, posso essere sincero, era un po'... Diciamo che il periodo ha lasciato un po' sgomenti tutti, perché i mercati internazionali dicono che l'immobiliare non si sarebbe ripreso, anzi sarebbe stato uno dei settori più bloccati. Invece non è stato così, fortunatamente, perché si è rilanciato. Difatti noi, anche con l'osservatorio OMI, che è l'osservatorio dell'immobiliare, almeno sulla provincia di Venezia, abbiamo visto un segno positivo, e questo non solo nel 2021 ma anche nel 2020, nel senso che ci sono state più compravendite e anche i prezzi si sono leggermente alzati. Cosa ha comportato questo? Più investimenti. Noi vediamo, ma penso che sia un po' sull'occhio di tutti, che cantieri ce ne sono tanti, quindi fortunatamente si è creato un bel volano anche sull'edilizia, che non è soltanto sul nuovo, ma anche la riqualificazione del vecchio e dell'usato. No, tra l'altro adesso c'è tutto un nuovo mondo, una nuova filosofia nel mondo dei cantieri edili, no? Quindi la sostenibilità, l'idea di costruire, certo. E grazie proprio ai bonus, l'idea di costruire senza sprecare dei materiali, e senza tra l'altro far fare grandi viaggi ai materiali e quindi inquinare di meno. C'è tutta questa logica della sostenibilità, no, in ballo? Beh, è una logica che deve entrare ormai nella cultura, nel senso che una casa vecchia, non per deprezzarla, ma sicuramente inquina, consuma di più. Quindi, diciamo, ben vengano anche questi incentivi, ben vengano che siano stati incentivi anche importanti anche dal lato economico, pensiamo a un sisma bonus, piuttosto che a un super bonus, eco bonus, mobili o quant'altro, ma perché? Perché effettivamente le nostre case devono essere performanti e così devono esserlo anche dove noi viviamo, dove noi possiamo anche utilizzare, pensiamo soltanto al bonus mobili, che obiettivamente è interessante perché posso banalmente un frigo che mi consuma tantissimo, se io lo prendo in classe A++ mi dà la possibilità di consumare meno, quindi di avere una bolletta, visto anche i rincari bollette ultimi, è sicuramente un aiuto grande.
Sì, e quindi insomma, ma riguardo il bonus, come la vede? Sì. Cioè, secondo lei, questo PNRR, che tra l'altro dicono appunto che è ancora in alto mare, lei vede degli effetti? Sta cominciando a vedere degli effetti? Beh, allora direi proprio di sì. Prima facevamo riferimento alle gru che ci sono in giro piuttosto che le impalcature. Quello sono un segnale non soltanto di costruire qualcosa di nuovo, ma sono un segnale anche di riqualificazione di quello che è un parco edilizio usato. Ho visto un segnale positivo non soltanto nell'edilizia privata, ma anche nell'edilizia pubblica, cioè anche il pubblico con questi incentivi si è aperto a riammodernare quello che è il parco, diciamo, degli immobili che ha, e questo anche per dare una maggior salubrità. Se devo essere sincero, vedevo anche dagli amici amministratori di condominio che ci sono tantissime iniziative nuove, la gente è molto sensibile all'argomento e investe, perché ha capito che l'immobile, ovviamente rivalutato anche a livello energetico, può avere un appeal sul mercato, quindi una rivendita con un prezzo superiore di quello che in questo momento potrebbe avere. Ecco, se possiamo dare, diciamo, una valutazione. C'è una differenza tra un immobile usato, che non è mai stato oggetto di riqualificazione urbana, e un immobile che o l'ha avuta o lo sta avendo. Questo sicuramente sul mercato viene accettato meglio, Ecco, ecco. prima del Covid, ad alimentare il mercato immobiliare locale erano soprattutto gli extracomunitari che acquistavano case così, diciamo anche non belle, così anche da ristrutturare, e davano quindi la possibilità a chi aveva una casa vecchia di venderla e di migliorare la propria condizione con una casa migliore. Questo mondo, è un po' scomparso? No, è una bella domanda questa, perché è una fascia, una nicchia di mercato che invece sta riprendendo molto. Perché se facciamo riferimento per esempio al bonus, Sisma Bonus acquisti, queste case vecchie rappresentano effettivamente un patrimonio ottimo, perché chi investe, soprattutto un costruttore, le compra nell'ottica di ricavare ovviamente non un'unità, ma più unità, ma Sisma Bonus si adatta a tutte le nuove unità. Quindi diventa molto interessante per chi compra anche rivendere con dei bonus, ma piuttosto rifare delle abitazioni che effettivamente sul mercato, se no, rimarrebbero lì Quindi la ferme. palla Quindi è passata al bonus. costruttore più che No, all'extracomunitario. anche al privato. No, esatto. Le case vettuste, ecco, ovviamente, dopo dobbiamo anche valutare in che ambienti urbani siamo, perché comunque ricordiamoci, il bonus è un aiuto, ma non è il placebo, cioè non è che regalano soldi a cascata al No, 100%. anche Ci perché sono una delle casa, aliquote per che. rendere una casa sostenibile bisogna rivoltarla comunque al setto. Se è una casa Sì, costruita certo. negli anni 70, quando appunto sapevamo che erano costruite molto male. Esatto, non erano costruite male, erano costruite con altri canoni e sicuramente l'efficientamento energetico non era neanche tenuto in considerazione. Oggi abbiamo delle case che sono super performanti, cioè consumano un decimo di quelle che potevano essere una casa degli anni 70, quindi capisce che una bolletta a fine dell'anno per una famiglia incide tanto anche a Beh, livello soprattutto energetico. adesso voglio dire che la E bolletta sì, sta soprattutto raggiungendo adesso, livelli stratosferici, quindi esatto. la percentuale è di 1 a 10, è notevole. Eh sì, li vedevamo proprio con una casa, classica casa in A4, in certificazione A4, quindi cosa vuol dire? Una casa performante con un cappotto, con un riscaldamento indipendente, con un fotovoltaico, cioè con la possibilità di produrre autonomamente energia elettrica e rimetterla ovviamente magari in circolazione, piuttosto che una casa anni 70. La differenza è abbastanza abissale, Eh beh, direi, sì. quindi Ecco, conviene però è investire sulla abissale, propria però casa. tanto per capire i numeri, no? Cioè, quante case così, diciamo, del futuro sostenibili ci sono in questo momento, o quanti cantieri sono aperti in questo momento? Perché da quel che vedo mi Allora, sembra che la percentuale sia ancora molto bassa, no? sì, è ancora molto bassa, ma perché? Perché purtroppo quando noi entriamo su dei contesti che sono condominiali, partiamo dal fatto che riqualificare una casa non è facile. Prima di tutto perché ovviamente devono entrare più tecnici. Parliamo del geometra piuttosto che elettricista, l'idraulico, quindi è un intervento corale.
è un intervento importante, ovviamente, dove è incentivato, però bisogna che la casa sia perfetta. Ricordiamo che i bonus aiuto sono uno strumento per rendere catastalmente la casa perfetta. Noi purtroppo siamo figli di tante case degli anni 70, di una casa costruita magari in economicità, piuttosto che magari con delle regole a volte su cui si soprassedeva. Quindi bisogna partire ad avere una regolarità della casa, che molte case non hanno, per quello magari si vedono poche case con questi, oggetto di questi interventi. Però insomma ci sono molti modi per metterle a posto, i professionisti, i geometri piuttosto che gli architetti, so che in questo momento sono subissati di lavoro, Sì, quindi anzi, immagino che stanno anzi, facendo tanto, le tanto aziende, lavoro. le imprese edilizie li cercano con il lumicino e questa è l'altra notizia, no? Esatto, Direi esatto. grazie Marco Bettiol, abbiamo fatto un focus su questo mondo che è veramente forse uno di quelli che sta cambiando maggiormente le nostre vite. Alla prossima! Grazie a lei di nuovo, buona giornata.